Una vittoria che lancia l'Avezzano di nuovo in vetta, quella nel derby con il Chieti, decide un gol di Casolla nel primo tempo. Neroverdi che sprofondano, ora meno 6 dalla capolista. Non parte dall'inizio Massa Wood a centrocampo nel Chieti, rientra Marino che si accomoda in panchina come Bittaie nell'Avezzano che non è al meglio. Tanti gli ex nell'Avezzano in campo: Donatangelo, Filosa, Dos Santos, vero spauracchio per la difesa del Chieti, così come Casolla, sempre abile negli inserimenti come in questo frangente, quando però non inquadra lo specchio della porta dalla parte opposta. Cesario che tenta la girata, supportato da Luigi Palumbo e Giacomo Rossi. Il Chieti soffre da inizio campionato sulle palle inattive, Scorsini lo sa bene, lo intuisce pure Dos Santos che sfiora la marcatura sotto la sua ex curva, mentre Casolla, il più ispirato nel primo tempo, reclama un tocco di mano in area neroverde. Proteste anche da parte dei suoi compagni per questo intervento da parte di Sal. Non ci sono però gli estremi per il calcio di rigore secondo Pazzarelli, ma fa ciò che vuole l'Avezzano con personalità, con organizzazione, trova il gol del meritato vantaggio, testa di Dos Santos dentro per Francesco Casolla che realizza l'1-0. Avezzano avanti, esultanza sotto la tribuna per Casolla, beccato dai tifosi del Chieti, osannato da quelli biancoverdi sistemati nello spicchio di curva loro riservato. Il Chieti è sotto nel punteggio e abbozza una reazione, anche se l'Avezzano si difende con ordine e non soffre i tentativi del Chieti che chiude in svantaggio e tra qualche mugugno dell'Angelini il primo tempo. Chieti che nella ripresa si scopre e regala con Bregasi un pallone all'Avezzano che in velocità si dirige verso la porta difesa da Serra con Dos Santos fermato sulla linea di porta da Salto. Palla però ancora buona per il brasiliano nella sua disponibilità a servizio per Bittai, appena entrato rimontato in qualche modo da Francesco Serra. Segnali di Chieti: prima Pietrantonio, corner da parte del capitano per la testa di Michele Riosa che aveva in precedenza rilevato Francesco Amato. C'è spazio per Massa Wood nel secondo tempo che entra subito in partita, si accentra, soluzione sul secondo palo con deviazione. Chieti che cerca il pareggio negli istanti finali con Pietrantonio su calcio piazzato, quindi ancora con Massa Wood, ma sostanzialmente l'Avezzano di Scorsini non va mai in affanno e si regala altri 3 punti. In testa la squadra di Gianni Paolo Paris, il Chieti chiamato a dare di più da parte dei propri sostenitori. L'Avezzano si aggiudica il derby e adesso può davvero sognare.